Grazie Presidente. Colgo l'occasione per ringraziare il collega che mi ha preceduto, perché questa manutenzione, questa grande attività riguarda il territorio nazionale, ma a volte ci dimentichiamo di realtà nostre, importanti, locali. Io voglio prendere un esempio, perché quando parliamo ad esempio un'impresa, perché quando parliamo di tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali, non dobbiamo rimanere nel limbo, nell'effimero, nel fumoso. Andiamo su casi concreti. Novembre 2018, con i colleghi senatori della Lega del Piemonte, noi presentiamo una interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico perché un'azienda, non una piccola azienda, una multinazionale, la Male fattura 13 miliardi, ha 78 mila dipendenti, ha molti siti produttivi anche nel nostro paese, due in Piemonte, uno alla Loggia e uno a Saluzzo. Noi abbiamo avuto delle informazioni importanti, nelle quali si diceva in quel periodo, quasi un anno fa, che l'azienda avrebbe chiuso i siti produttivi. Abbiamo avviato questa interrogazione, l'interlocuzione non è partita subito, nel question time di aprile il Ministro dello Sviluppo Economico, nonché il capo politico del Movimento 5 Stelle, che adesso è stato sostituito dal neo ministro Patuanelli, ma Luigi Di Maio, in questa sala al question time disse: non ho avuto avvisaglie di crisi, monitoreremo la situazione e in questo contesto, se ci saranno delle problematiche, le affronteremo. Bene, oggi, 23 ottobre 2019, oggi l'azienda comunicherà la chiusura dei due stabilimenti. Allora, quando ieri il ministro Patuanelli ha replicato i nostri interventi, io ho colto due aspetti fondamentali. Il primo, che ha detto che un ministro non vuole la crisi. Ma siamo sicuri che il ministro non vuole la crisi, ma deve fare qualcosa per evitare quelle che ci sono? È fondamentale! Se lui avesse preso il telefono e chiamato i vertici della multinazionale e informarsi coerentemente con le nostre informazioni, sarebbe stato fondamentale questo. Invece di passare a fare altre cose o il tempo a litigare, era meglio che si occupasse dei lavoratori del nostro paese. Questo è il primo esempio. Il secondo esempio, ha detto che per quanto riguarda l'attività industriale, ieri il ministro Patuanelli, non c'è un piano industriale nel nostro paese. Guardate che sono le aziende, ognuna fa i propri piani industriali. Noi dobbiamo sostenerli, crederli, sburocratizzare. Noi dobbiamo dare forza a questo Paese, uno Stato amico delle imprese, non uno Stato che vuole premiare chi non lavora, i fannulloni, i terroristi, gli scappati da casa. Noi vogliamo uno Stato che aiuta le imprese. Allora, vi cito anche un altro argomento importante, l'agricoltura. L'ha detto ieri il nostro già ministro Gianmarco Centinaio nel suo intervento. Noi abbiamo chiesto quattro emendamenti importanti, perché di aziende agricole nel settore in crisi ci sono. Ne cito uno su tutti: la riduzione del costo del lavoro per le filiere in crisi. Vi cito un esempio concreto. Quest'anno, e lo sanno molti in quest'aula, la raccolta delle pesche non sta dando dei risultati, perché sono in crisi il settore dell'ortofrutta, e soprattutto nello specifico. La pesca al chilo, a produrla, costa 25 centesimi, 13 centesimi sono di manodopera. Con l'emendamento che proponevamo noi, si abbassava il costo della manodopera, se fosse stato attuato in futuro, di quasi 4 centesimi. Se oggi l'agricoltore percepisce 23 centesimi, avrebbe ancora guadagnato qualcosa, ma anche lì, lontani dalla realtà, non si capiscono che ci sono delle priorità nel Paese. L'ha dimostrato la piazza di domenica a Roma, di sabato scorso a Roma, la piazza San Giovanni. Continuate così, perché noi di queste vostre scelte non ne condividiamo nessuna, perché queste scelte sono contro la volontà dei cittadini italiani, contro i lavoratori, contro la tutela del lavoro e delle imprese. Grazie. Grazie.